www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. E voglio leggere la tecnica, perché la logica di questa iniziativa. Allora, signor Vincenzo Ricotta, per aver partecipato alla manifestazione Come nasce un'opera, dando prova del proprio estro, in questo caso dando prova del vostro estro. Grazie ancora. Ok, grazie per la vostra collaborazione. Le altre le consegneremo successivamente ai partecipanti all'evento. Adesso, Seppi, penso sia arrivato il momento del sorteggio. Sì. Allora prepariamoci le due rite. Allora, questi li portiamo là dentro, questo tavolo lo mettiamo qui. Francesco, dove sei? No, Francesco è il vice sindaco. Allora, siamo pronti? Allora, qualcuno del pubblico, chi vuole venire qui a controllare il sorteggio? Allora, chiamo io. Avvocato Nino Bullano, vuoi venire qui con noi sul palco a controllare? Un avvocato. Non c'è persona più adatta per controllare. Infatti. Che il sorteggio avvenga nel modo più legale possibile. Sì. Un po' rudimentale come meccanismo, però è sempre molto efficace. Ecco, invitiamo lo zio Carmelo a salire sul palco, così viene meglio, si mette lì nella passerella, no? Va bene lì? Ok. Buonasera avvocato. Buonasera a tutti. Facciamo un applauso all'avvocato. L'avvocato è per Mussomeli, è un'altra persona a cui vuole bene, dando al nostro paese, e questo ci fa piacere. Facciamo un applauso perché lui è sempre, ci dà consigli, ogni tanto ci dà la pacca sulle spalle. Volevo dirvi che è da più di 45 anni che manco da Mussomeli, che non so, però ho trovato un paese diverso e mi fa piacere, specialmente perché questa volta l'amministrazione comunale è in mezzo a noi, non è latitante. Grazie, e sarò sempre presente per seguire le notizie del paese. Seguitemi su Mussomeli Bonabur. Grazie. Grazie a lei, avvocato. Ok. Allora, spieghiamo il meccanismo per il sorteggio dei bimbi. Siccome... Allora, bimbi, per favore, vi sedete un attimino e fate silenzio. Bimbi, un attimino. Allora, siccome i blocchetti previsti erano 2005, purtroppo non sono stati venduti tutti nel 2005, ma sono 2005 il numero totale dei biglietti
che erano stati previsti nei blocchetti, utilizzeremo le cifre 0, 1 e 2 per estrarre la prima cifra. Quindi da questa calza verrà estratta solamente la prima cifra. Per le altre cifre successive alla prima, dalla seconda alla quarta, quindi utilizzeremo quest'altra calza con queste palline che sono numerate da 0 fino a 9. Avvocato, controlli pure lei. 3, 2, 1. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, zero. Ok, quindi le palline sono tutte dentro le calze. Ripeto, queste serviranno ad estrarre solamente la prima cifra e questa le altre tre cifre. Naturalmente, come ho detto prima, non tutti i biglietti sono stati staccati, per cui avremo qua Rita che si è sviluppata un foglio di lavoro in Excel, tutto molto complicato, e ci dirà se dobbiamo ripetere l'estrazione, in quanto se il numero estratto è il numero di un biglietto non venduto, dovremo ripetere l'estrazione. Ok, siamo pronti? Chi inizia? Qualche bimbo o bimba? Forza. Tranne i figli di vita, mi dice la mamma. No, basta. Iniziamo dall'ottavo premio. Per chi non lo sapesse, riepiloghiamo i premi. No, li facciamo mettere davanti al tavolo. Allora, l'ottavo premio è una macchina da caffè a capsule offerto da caffè a Lenza. Ok, possiamo? Scudiamo bene queste... No, bene. Allora, qua. Mettiti lì. Lo dobbiamo segnare. Nino, per favore, stanno salendo tutti i bimbi. Quando... Numero 2. Un attimo solo che dobbiamo scrivere. C'è Cinzia che sta scrivendo. Ah, ok. 2. Perfetto. Adesso prendiamo, rimettiamo la biglia qua dentro. Una alla volta. Dai. 0 0 0. Mescoliamole bene queste sacche. Zero. Bravo. Zero. Vai. Biglietto, fermiamoci un attimo. Il biglietto è 2000. Vediamo se è stato venduto. Sì, è stato venduto. È stato venduto, per cui non corriamo il rischio di ripetere l'operazione. Vediamo subito. Blocchetto numero 58, numero 2000, è stato venduto.
Sì. Numero 2000 è stato venduto a Bellanga Salvina. C'è anche il numero, qualcuno di voi conosce Bellanga Salvina? Vabbè, c'è il numero di telefono, poi la chiamiamo noi. E vince la macchina del caffè. Ok, andiamo avanti col settimo premio. Possiamo. Settimo premio è un telefono cellulare offerto da un off di Vincenzo Catania. Vittorio Catania. Vittorio Catania, scusa. Uno. Uno. La prima cifra è il numero uno. Vincenzo. Sette. Sette la seconda cifra. Uno, sette. Due. Due. Estraiamo l'ultima cifra. Zero. Zero. E allora il biglietto è il numero 1720. Vediamo se è stato venduto. È stato venduto. È stato venduto. Enza Sorce. Enza Sorce. 1720. Il numero del biglietto vince un telefonino. Abbiamo pure il numero. Ok, Cinzia, a posto? Ok, proseguiamo, avvocato. Allora, dobbiamo fare una correzione, perché purtroppo c'era un errore nei biglietti, nel senso che venivano riportati solo 8 premi, in realtà sono 9 i premi, è stato ripetuto 2 volte il premio numero 7. Quindi il primo che abbiamo estratto è il nono premio, che è sempre la macchina caffè a capsule della ditta Lenza. Il secondo che abbiamo estratto è il numero 8 e non 7 come è riportato nella matrice dei biglietti, che è il telefono cellulare offerto dalla ditta Onoff di Vittorio Catania. Ora estrarremo il numero 6, che è un buono spesa da 100 euro offerto da Erboristeria Armonia. 2. Prima cifra 2, cambiamo sacca. Sette. Seconda cifra, 7. Zero. Terza cifra, 0. Ultima cifra. 2007. Zero. Zero, un attimo. Allora, noi siamo con i blocchetti a 2005, quindi il numero 2700 non va bene, dobbiamo ripetere. Ripetiamo solo la seconda cifra, arriva a questo punto. Ripetiamo solo la seconda cifra. No, lo ripetiamo tutto, ripetiamolo tutto. Se esce la seconda, più del 5, lo dobbiamo... 2. 2. Siamo sicuri adesso? Ultima cifra da estrarre, 229. Sei. 2296 è stato venduto, quindi un biglietto valido. Adesso troveremo subito la matrice. Sì, è stato venduto. Andrea,
Ah, tutto Scoleni, Andrea Fasino. Perfetto. Vince? E allora, vince un buono spesa da 100 euro offerto da Erboristeria Armonia. Perfetto. Che ringraziamo, ce l'abbiamo a fianco. Grazie Cinzia. Due. Questo stiamo estraendo adesso il sesto premio, che è un buono spesa da 100 euro offerto da Costo Zero Monticelli. Prima cifra, 2. Seconda cifra 3, siccome la seconda cifra è inferiore al 5 possiamo procedere. Andiamo avanti. Quattro. Terza cifra 4, estraiamo l'ultima cifra. 2, 3, 4 Rita. 2342. È un biglietto venduto. Traina Vincenzo. Sarà di fuori. Traina Vincenzo, via Federico II. No, di qua. Di qua. Ok. Va bene, okay. Proseguiamo. Andiamo avanti con quinto premio. Sì, sì, un attimo solo, il quinto premio è un buono spesa da 100 euro offerto da Eurospin a Coviva Plata. Iniziamo ad estrarre la prima cifra. Che ringraziamo Marisa che è qua, grazie Marisa. Cifra al numero 0, ok, cambiamo sacca ed estraiamo le altre tre cifre. Cifra da estrarre 0,22 Rita. Raffaele, una faccia del bel bug. 6. Il biglietto 0,226 226 è venduto? È stato venduto. Catalano Calogero Condrada Bosco. Sarà il carrozzere, può essere? Sì, molto probabile. Ok. Andiamo adesso ad estrarre il quarto premio, che è un buono carburante da 100 euro offerto da Esso di Giardina. Carburante? Estraiamo. Il carburante 100 euro. Estraiamo la prima cifra. 2. Sì. Cambiamo la sacca ed estraiamo le tre cifre rimanenti. 3. Numero 3. Quindi siamo a 2-3 della serie 2300, quindi 2310 come serie. Ultima cifra da estrarre. 7. No, è un 9 quello. 9. 2319. 9.
Allora, purtroppo non è stato venduto, quindi dobbiamo ripetere l'estrazione per il quarto premio. E cominciamo nuovamente dalla prima cifra. Uno. Quindi siamo nella serie 1100. Numero 6, serie 1160. Cinque. 1165. 164, scendi giù. Rosso, 1165 venduto? Venduto. Vediamo subito. Biglietto 1165 fa parte del blocchetto 37 che è stato acquistato per intero da Graziella Di Lena. Quindi il biglietto è di Graziella Di Lena. Ok, andiamo avanti con il terzo premio. Terzo premio, un cofanetto Smart Box offerto da Agenzia Vieni in Viaggio. Abbiamo qui la moglie del sindaco, la sorella del sindaco, che rappresentano l'agenzia Vieni in Viaggio. E qui va il nostro ringraziamento a Tocca, marito e frate. Abbiamo Cingane davanti. Prima cifra, zero. Zero. Vediamo che si fa questo viaggetto. Zero, la prima. 8. Seconda cifra 8, quindi siamo nella serie 800. 2. 820. Come serie 082 e 820. Noi abbiamo solo l'820 e l'821, quindi se non è un 2 o un 1 dobbiamo ripetere. 5. No. 8. Quindi il biglietto è 828 e purtroppo non è un biglietto valido. Non è un biglietto valido, 828 lo dobbiamo ripetere. Non c'è, non è stato venduto. Non è stato venduto, ripetiamo. Ripetiamo che il biglietto che era stato estratto era 828, ma non è stato venduto. E quindi ripetiamo l'estrazione del terzo premio. Prima cifra? Zero. 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 Seconda cifra? Seconda cifra è il 2, quindi siamo nella serie 200, Rita. 200 mi sembra quasi tutta venduta, per cui non dovremmo avere problemi. Solo 3. 9. 9. 9 è rischioso. Abbiamo 3 biglietti non venduti. Bimbi, fate bravi, per favore. 2. Bravissimi, 292 è un biglietto che è stato venduto. Probabilmente stasera, è stato venduto probabilmente stasera. Ah, allora ce l'abbiamo in sala. Piazza Rosalia, Contrada Mindina.
conoscete? Piazza Rosalia Quadrata Mindina vince il terzo premio, che è la smart box offerta dall'agenzia Vieni in Viaggio. Ok, passiamo adesso al secondo premio. Ricordo a tutti, è un TV Color da 24 pollici a LED offerto da Giardina Unieuro. Estraiamo la prima cifra. Bimbi, bimbi, se. Zero. Prima cifra, il numero zero. Seconda cifra. Vieni qua, caffè. Seconda cifra. Tre. Numero tre. Quindi della serie 300. Come siamo messi con la serie 300? Come si come si. E poi ti permette di mettere il dito, capito? Stai sempre vicino a Beatrice, va bene? Non fare sta faccia. 9. 9. Quindi 390. 390. Non mi sembra molto contenta Rita. 8. Purtroppo il biglietto numero 398 non è stato venduto e quindi dobbiamo ripetere l'estrazione. Due. Biglietto numero 2, serie 2. Siamo nella serie 2000, Rita, com'è messa? Insomma, così così. Dipende. Dipende dalla terza cifra, che è un? Zero. Vediamo, è uno zero. Come siamo messi con la serie 2000? Sì. Sorride Rita, quindi mi sa che sono tutti venduti. Sì, due. 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 Quindi il biglietto è il numero 2002, 2002. 2002. Il nono biglietto era serie 2000. Questo qua, 2002, 2002. La spiga, e la spiga però mi ha detto di donare in beneficenza, se fosse uscita a loro, di donare il premio in beneficenza. Allora, il biglietto del numero 2 è un biglietto che è stato estratto, che è stato venduto alla Spiga, che ha chiesto di donare in beneficenza il premio. Ricordiamo, si tratta di un TV Color da 24 pollici LED offerto dalla ditta Giardino Unieuro. Quindi facciamo un applauso. Facciamo un applauso intanto e poi vedremo la Spiga. Tra l'altro i nostri amici ci stanno sempre vicini, e ora anche un applauso anche a Giardina che offre sempre dei premi per noi. Ok, allora estraiamo l'ultimo premio, il primo premio, che è un buono sconto da 200 euro offerto dalla ditta Mobili La Piana. Scusatemi, io il primo numero lo farei estrarre al dottore Barba. Al dottore Carmelo Barba, cerchiamo di fare la ripresa. Si deve fare un selfie, dottore Barba. Seppi, Seppi, fai tu il cameraman per Castello Incantato. Seppi, Seppi, mostralo la telecamera. Mostralo la telecamera. Ecco, lo zio Carmelo di Castello Incantato ha preso per voi il numero 2. Due. Grazie Carmelo. Per la serie 2000. Fortunata oggi la serie 2000. Prendi il numero, vai.
cambiamo la sacca ed estraiamo le ultime tre cifre. Matteo, 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 vieni qua, scendi nella sedia, vieni Matteo, Matteo, scendi, scendi, volare, volare. 2, prima cifra 2, quindi siamo, seconda cifra pure 2, quindi siamo nella serie 2200. Rita sorride, ci fa ben sperare. Sì, sì, dai, tutto bene. 6, numero 6, quindi siamo nella serie 2260. Ultima pallina, tra l'altro siamo sicuri che è stato venduto come biglietto da... Sì, è stato venduto tutta la serie 2260. 2, 2, 6, 6, 2266. Biglietto venduto a... Borino Michael. Borino Michael. Borino Michael. Il figlio di Pacchizzi, sì. Quindi il primo premio, che è un buono sconto da 200 euro, offerto dalla ditta Mobili La Piana, e viene vinto da Borino Michael. Ok. Ok. Allora, grazie avvocato per... Grazie a voi, sempre, sono sempre a disposizione per la sua disponibilità. Grazie a tutti voi, grazie a tutti i commercianti del nostro paese per questo bel Natale. Da parte mia, da parte dell'amministrazione e da parte della Prologo. Un grazie sempre a Pino Ricotta che mi sta sempre vicino. Grazie Pino, anche se sei arrivato adesso, sei giustificato perché sei andato a lavorare. Va bene? Grazie Pino, ancora buonanotte a tutti e buon anno a tutti. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.